Vediamo quanto spazio. Boh. Me lo fa signora col suo viso? Con la maschera va bene? Almeno con la voce se non vuole il viso. Io non ho davanti lei, ho davanti tutta la montagna reggiana. Tutta la montagna. Come si chiama? Posso? Come si chiama? Non col viso però. Niente, ormai. Solo il nome, non il cognome, signora. Come Alessandra. Si chiama? Alessandra. Alessandra, ma si vive bene? O si vive male in montagna? Qua quanti metri siamo? Pochi? 300? Sì, circa. È collina. Collina. Si vive bene? Felice? Secondo me sì. Più felici qua o sognate di vivere a Milano? Assolutamente no. Siete di qua? No, io sono di Reggio. Ah, di dove? Frazione o quartiere? No, no, zona Lungo Prospero. Ah, io abito verso il Miglio Lungo, al Miglio Lungo. E quindi ci passo spesso. E felice qua? Sì. Ma abitate qua o ha ancora casa giù o no? No, io abito qua. Come mai è finita qua? Mi sono sposata e sono venuta a abitare da queste parti. Ah, lui è di qua? Sì. Beh, ho visto, adesso io racconto, faccio vedere il negozio. Beh, Fabriano, quando ero bambino c'erano, insomma, per il disegno, bello, bello. Io racconto tanto, signora Alessandra, le professioni, i luoghi, le persone. Io è come avessi davanti il sindaco, capisce? Il Covid c'è stato molto qui in paese? È abbastanza. Sono morti, è morta gente che conoscete? Sì, certo. Purtroppo sì. Quante persone possono venire qua contemporaneamente? Quante possono stare? All'interno del sì. negozio? Una per volta. Di regola ne faccio entrare una per volta. Ah, proprio. Allora poi se entra qualche, se arriva qualcuno, non per farle perdere tempo esco. Cos'è questo Clotex? Com'è? Cos'è questo? È un detergente, un disinfettante per le superfici. Si usano in tempi di nei tempi che viviamo, cara Alessandra, si usano di più i profumi oppure no? No. Di meno? Qua direi che è sempre stata una cosa molto venduta, ma non esagerata. Senta, ma le ragazze, quanti anni ha? Glielo posso chiedere, Alessandra? 52. Se lei avesse una figlia di 13, i montanari, vabbè, lei è di Reggio, ma io sono stato a Milano raramente, ho fermato delle ragazze, non ricordo quanti anni avessero. Comunque sa di quelle molto belle, molto tutto, no? Sbaglio o in montagna, oppure anche al Miglio Lungo d'estate, non adesso. Vedevo delle ragazze, 15 anni, 13 anni in apparenza, che mostravano le loro grazie, con maglie attillate, eccetera. In montagna è più inconsueto. Tra l'altro, questo lo faccio vedere. Una montanara con il tatuaggio è inconsueto. Dico... In montagna la gente è più tranquilla, c'ha meno grilli per la testa? È uguale? Non cambia niente. Sicura? Avete figli voi? Ho una bimba di 6 anni. Ah, giovanissimo, quindi è diventata mamma tardi. Sì, tardi. Ah, allora...